Hai giocato, insomma, un bel pezzone di partita. Cosa facciamo la prossima? Partiamo dal primo minuto, visto che Juan Jesus è squalificato, Pereira anche, insomma, buona prospettiva. Beh sì, una buona prospettiva, ovviamente è il mister a decidere, io comunque sono pronto a qualsiasi evenienza. Com'è stato giocare in difesa dopo un bel periodo passato a centrocampo comunque? Ovviamente sì, è stato un po' difficile, però quest'anno in primavera comunque l'ho fatto spesso, quindi piano piano comunque si impara e ci si adatta. Ti dava tanti consigli Juan Jesus al tuo Sì, fianco? ma ha aiutato molto ovviamente, soprattutto con la posizione che comunque è diversa dal centrocampista. C'è poco equilibrio in campo, a un certo punto cioè, si vedeva che c'era poco equilibrio in campo perché l'Inter ha cercato di attaccare insomma, fino alla fine. Credo che comunque prendere questi gol sia un problema anche di filtro a centrocampo, solo problema della difesa, errori della difesa, perché poi spesso si dà la colpa a voi difensori. Sì, ovviamente eravamo sbilanciati in avanti, abbiamo preso due o tre contropiedi, comunque ci sta il giocatore è stato bravissimo a fare un fantastico gol. Sfortuna, bravura loro, comunque non solo colpa della difesa. Sentito papà? Ah sì, mi sono già fatto i complimenti, ora ecco fuori lo vedo. Senti, è più fortunato lui che ha giocato con Zio o tu con Zanetti? Credo io con Zanetti, però vabbè. Qualcuno vuole dire qualcosa? Sì, ok, grazie. A posto, grazie. Ciao. Ciao.